bilancio preventivo 2019-2022 che riguarda sostanzialmente la gestione commissariale dell'ente. Nell'atto proposto vi è una variazione di bilancio per circa 1 milione di euro a causa dell'emergere dei debiti fuori bilancio gestiti negli anni precedenti. Purtroppo ho verificato che una costante in questo ente riconosce uno stock di debiti fuori bilancio di tale entità, soprattutto in questa occasione. Fatto che mette in dubbio la corrispondenza al vero dei bilanci consuntivi e preventivi precedenti, ma anche nell'atto che andiamo ad approvare. Verificato che esiste una variazione in corso dell'anno di bilancio preventivo 2019-2022, approvato appena qualche mese fa, in data 19 aprile 2019 dal commissario straordinario. L'occasione dell'equilibrio poteva essere colta per recepire le osservazioni del Collegio delle Revisioni dei Conti e il posto del parere, che io ripeto per non sbagliare. Risultano ancora discordanti i valori del debito nei confronti del consorzio cimiteriale, in particolare della contabilità dell'ente, e risultano residui passivi di 2.613.000, mentre il consorzio comunica e certifica un credito verso l'ente di 5.236.000. Io leggo veramente una forte discordanza. Ancora, una discordanza c'è tra i residui passivi che l'ente porta verso la sua partecipata e crediti riportati in bilancio dalla cartoria comunale. Queste non sono mie osservazioni, ma sono delle dichiarazioni. Al fine, io, proprio per capirne un po' di più, ho chiesto copia dei bilanci delle partecipate del consorzio, che non ho ancora ricevuto, perché mi sarebbe piaciuto studiare la fattispecie anche alle luci delle nuove norme di finanza pubblica in materia di gestione di bilancio. La professoressa, la consigliere Marco, è pregato di consigliere Marco Perruccio. Grazie cortesemente, sì. Sta intervenendo la consigliere Russo. Alla nostra interrogazione diretta a conoscere la fattispecie del consorzio cimiteriale, l'assessore avrà una risposta affermando che la differenza tra i crediti e i debiti dei due enti allo stato attuale non è un debito dell'ente. Il contenzioso tra ente e partecipate rivela il problema e procura sicuramente un ammanco di bilancio con aggravio di spese legali. Infatti, anche in caso di vittoria dell'ente, comunque la condanna della partecipata si trasforma in una minusvalenza per la partecipata a cui il comune dovrà rispondere. Nell'atto di discussione, in particolare rilevanza assumono invece le risposte dei dirigenti di settore alla nota del 26 giugno del 2019 a firma del dirigente del settore ragioneria, con la quale si chiedeva tra l'altro di attestare l'esistenza o meno dei debiti fuori bilancio. Le risposte dei dirigenti, per esprimo il quarto settore e la procura, non rivolgono alcune indicazioni circa l'esistenza dei debiti fuori bilancio. Per i due settori i dirigenti dichiararono di aver avviato attività di catalogazione delle sentenze notificate negli anni precedenti e quello in corso di verifica dell'esistenza di ulteriori disposizioni debitorie consolidatisi negli anni precedenti a quello in corso. Io ho ascoltato la relazione, dice che praticamente c'è un debito di circa, assessore, io ho letto, dice che c'è stato quantificato un debito di circa 7 milioni di euro, mi pare del capito, di avvocatura. Lei cosa ha detto? Non ha detto questo? Che cosa ha detto? Consigliere Russo, finisce con la sua relazione. Non posso capire, perché potrebbe essere sicuro che stavo scrivendo di risposta. Va bene. Con del vale 138, del 27 luglio 2019, inoltrato al sindaco, all'assessore al bilancio, al segretario generale, all'avvocato dell'ente, al dirigente dell'area finanziaria tramite il protocollo generale, il Consiglio dei Revisori dei Conti, ponendo le dita finanziarie dell'ex fuori bilancio, di cui non si conosce la montata e nemmeno il rischio potenziale del bilancio dell'ente, dichiarano quanto segue. Il Collegio nel confermare e condividere tutto quanto richiesto dal dirigente del settore ragioneria nella nota protocollo 34.721 del 26 giugno 2019 ritiene necessario, al fine del riequilibrio di bilancio, una ricognizione delle passività potenziali e con specifico riferimento all'eventuale contenzioso in essere sulla stima relativa della sopravvivenza, alle procure di riportare gli esiti di un'apposita relazione. A tale nota è verosimile che non c'è stata risposta, verificando che nel successivo parere sull'atto di discussione, in un parere del 26 luglio del 2019, i revisori dichiarano quanto segue.
ed è la parte relativa all'avanzo di amministrazione relativa all'anno 2018 risulta vincolata a una somma pari a 9 milioni e 100 mila euro, di cui 4 milioni 725 quale fondo di diritti contenzioso utilizzato ad oggi da tempo per la copertura dei debiti fuori bilancio già comunicati. Il collegio ritiene non congruo il conto rispetto alla mole di contenzioso in essere, a tal fine si richiama il verbale 138, invitando ancora una volta l'ente ad adeguare il fondo alla mole del contenzioso. Inoltre si invia ai pareri espressi dal collegio in merito ai debiti fuori bilancio, le cui proposte vengono qui riportate. Il parere delle revisioni dei conti alla luce del verbale 138 che adegua il presente documento affinché venga fisicamente allegato alla delibera getta una luce sinistra sulla veridicità del dichiarato equilibrio dei conti, rinviando al parere espresso uguale per tutti i debiti di elenco. Parere favorevole alla proposta di cui alla sentenza in oggetto, invitando l'ente ad individuare eventuali responsabili per le somme pagate in più rispetto alla forza capitale per il recupero degli stessi a loro carico, evidenziando che attualmente le risorse a copertura dei debiti fuori bilancio in esame non risultano sostanziali e quindi che la copertura degli stessi è subordinata alla variazione di bilancio 2019-2022 determinata a seguito della delibera di salvaguardia di bilancio. Si invita inoltre l'ente a procedere a inviare a sede come indica regola procura gli atti alla procura regionale della Corte dei Conti. Quindi per tutto quanto espresso io userò tutto. Grazie.